prossimo ospite Andrea De Gaetano, analista indipendente. Buongiorno Andrea e grazie per essere in nostra compagnia. Grazie a voi per l'invito e buongiorno a tutti. Andrea, ti chiedo un commento per quanto concerne le borse. Forse Wall Street è stata un po' fortunata perché ieri era chiusa per il President's Day, e dunque si è salvata da una seduta probabilmente di perdite pesanti, come lo è stato per l'Europa. Ecco, a tuo avviso seguirà una correzione importante? Allora, quello che vediamo è che alcuni livelli importantissimi, per esempio sull'indice DAX, l'area 15.000 è stata rotta al ribasso, e questo chiaramente crea preoccupazione. C'è stata un'esplosione anche della volatilità che sta salendo a braccetto con questo ribasso di borsa. Quindi quello che si vede appunto è una rottura ribassista del DAX, di una compressione di prezzi che durava da marzo del 2021, quindi quest'area 15.000 aveva retto da marzo scorso, e quindi questo segnale normalmente è un segnale abbastanza forte. Bisognerà poi vedere anche le chiusure per capire se si tratta di un falso segnale, però l'aria è quella di un ribasso che ha voglia di andare avanti, almeno fino in area 14.000 di DAX. I futures sull'America, che comunque sono aperti, indicano comunque per ora siamo ancora su minimi che abbiamo già visto a fine gennaio, quindi quest'area che era l'area 4.200 è ancora in tenuta per il momento, e bisognerà capire nel pomeriggio se questo livello viene tenuto oppure rotto. In caso di rottura, al ribasso, il prossimo obiettivo potrebbero essere tranquillamente i 4.000 di S&P veloce, e viceversa, ecco, se da qui invece si tenessero questi livelli che vediamo adesso, quindi 4.280 e 4 in questo momento il futures sull'S&P 500, ecco, potrebbe invece essere un minimo da cui parte un rimbalzo. La situazione è, diciamo che allora, chiaramente ha una valenza più negativa che positiva, chiaramente, per quello che sta succedendo. Però nello stesso tempo bisogna essere pronti a cambiare idea velocemente, perché ci sono mercati veloci, molto influenzati dalle notizie. Quindi, nonostante a mio avviso anche di medio-lungo periodo i segnali negativi siano già entrati, però ecco, bisogna anche essere pronti a dei rimbalzi tecnici che in questa situazione possono essere molto forti, e quindi essere chiaramente seguire le notizie, seguire i grafici, e secondo me anche darsi in maniera molto disciplinata dei livelli dove andare a intervenire, decisi prima, proprio per non farsi prendere dall'emotività, ma rispettare poi dei livelli operativi. Ieri alla rottura di 15.000 ho aumentato un po' le coperture sul DAX, quindi andando un po' più a ribasso sul DAX. Poi ecco, a questo punto diciamo che vado a cercare più un'operazione di chiusura delle coperture, quindi di rimettermi a rialzo piuttosto che andare ancora a vendere. Ecco, quindi sono più dell'idea a questo punto di andare a cercare poi un rimbalzo, e bisogna capire da dove il mercato lo farà, piuttosto che andare adesso a inseguire il ribasso, che comunque ha già avuto comunque una certa ampiezza. Ecco, giusto per capirci, per quanto concerne invece Wall Street, la metà dei titoli del Nasdaq sono in correzione, anche in correzione profonda. Sono rimasti pochissimi titoli che però hanno un peso importante, diciamo, sull'indice, sia Nasdaq Composite che Nasdaq 100, che sono tuttora rimasti in positivo su base annuale. Vedo però il Nasdaq su base settimanale al di sotto del 6,64%. Quanto difficile sarà il rimbalzo a tuo avviso? Ma allora, il Nasdaq è uno degli indici che ha subito di più il rialzo dei rendimenti sui bond, e quindi, e peraltro, ecco, ci sono stati anche degli impatti delle trimestrali. La revisione di guidance aziendali al ribasso è stata devastante. Cioè, abbiamo visto anche Facebook, Meta Platform, che ha subito comunque un ribasso improvviso. Abbiamo visto con Netflix, abbiamo visto, diciamo, invece un Amazon più forte, che aveva reagito bene dopo le trimestrali. Però ecco, diciamo che per quanto riguarda il posizionamento strategico, il Nasdaq, nonostante questa correzione abbastanza forte,
è quello che, soprattutto in un contesto di tassi a rialzo e di sviluppi geopolitici come quelli che stiamo vedendo, potrebbe essere, quello più penalizzato per un fatto, perché i price earning di molte aziende sono, quelle sul Nasdaq tendono ad essere molto elevati, quindi le aziende vanno e gli investitori sono pronti finché le cose vanno bene, fin quindi la tendenza è una tendenza rialzista e le prospettive sono prospettive di un certo tipo, quindi tranquille anche da un punto di vista geopolitico. Chiaramente gli investitori sono più pronti a pagare dei prezzi elevati, quindi andare a scontare utili futuri che per il momento magari non ci sono più bassi di quello che rispecchiano i prezzi, perché si aspettano forte crescita e forti sviluppi di certi settori, in questo caso settori tecnologici. Una volta che effettivamente ci sono degli sviluppi geopolitici come quelli che stiamo vedendo, accompagnati da un rialzo dei tassi e dei rendimenti, chiaramente i primi titoli che si vanno a vendere sono quelli che hanno price earning elevati, che scontano valutazioni o valutazioni anche price book elevati, come è il caso di molte società del Nasdaq. Quindi anche qui sul Nasdaq siamo sui primi livelli, cioè su livelli molto importanti di supporto, quindi l'area 14.000 del Nasdaq 100 è un importante supporto. L'area successiva direi che sono già addirittura sui 13.000 punti, quindi questi ci si può aspettare anche qui dei rimbalzi abbastanza forti, però ecco, secondo me da un punto di vista strategico i rimbalzi saranno più opportunità di vendite, quindi cercare per chi è già investito di andare ad aspettare dei rimbalzi per andare a vendere piuttosto che andare a fare il cosiddetto buy the dip, cioè quindi aspettare che ci sia un affondo del mercato per andare a comprare, proprio perché a livello strutturale sta un po' cambiando la prospettiva del mercato, quindi tassi a rialzo, banche centrali meno accomodanti, rendimenti dei bond che salgono e quindi tutto questo soprattutto sul Nasdaq non gioca a favore. Allora, andiamo a vedere anche il mercato obbligazionario, poi daremo uno sguardo anche a tutto ciò che accade ovviamente a livello globale. Vedo lo spread tra il BTP e il Bund attualmente a 172 punti base, il decennale italiano rende invece ad 1,91%, il decennale USA ad 1,89%. Per quanto concerne le dinamiche tra lo spread decennale BTP e decennale Bund tedesco, che cos'è che a tuo avviso impatta la performance del mercato obbligazionario? C'è le tensioni diciamo geopolitiche o in questo caso la BCE, le banche centrali che si trovano fra le altre cose in una situazione molto difficile. Da una parte dovrebbero come dire, mantenere la crescita economica, dall'altra parte però devono in qualche modo calmierare i prezzi che rimangono molto elevati e poi andremo al dunque che i prezzi sono elevati a causa dell'energia, quindi anche lì ci andremo, ma prima da che cosa è condizionato questo movimento dei rendimenti? Ma allora direi che una grossa parte, a mio avviso, deriva allora, i rendimenti in generale stanno salendo, quindi abbiamo visto salire sia i rendimenti del decennale italiano, sia i rendimenti del Bund, come i rendimenti del decennale americano e anche del breve. Detto questo, questa accelerazione dello spread, a mio avviso, è legata alle prospettive un po' meno accomodanti da parte della BCE. Quindi gli investitori si stanno un po' portando avanti, andando a vendere o comunque ad alleggerire delle posizioni sui titoli come i BTP, che certamente finora sono stati molto attraenti per un tema semplicemente di rendimento, proprio perché erano tra i pochi che davano un rendimento positivo, un rendimento nominale positivo. E quindi secondo me il mercato si sta portando avanti, l'abbiamo visto anche col decennale greco, comunque c'è stata un'accelerazione dei rendimenti su cosiddetti periferici e quindi questo è un punto. Dal punto di vista poi, dal punto di vista strutturale di tutto il mercato obbligazionario c'è questo tema inflattivo, tra l'altro nelle prossime ore arriveranno altri dati sull'inflazione. E certo in Italia molto importanti. Quindi sono molto importanti e quindi il tema è avere dei bond che nonostante, tra l'altro nonostante questo forte rialzo dei rendimenti che c'è stato tra fine dicembre 2021 e inizio anno, sono ancora bond che non proteggono dall'inflazione, quindi i rendimenti nominali sono positivi, i rendimenti reali sono ampiamente negativi in Europa, praticamente su tutta la curva. Quindi il mercato sostanzialmente dei bond è sotto pressione per questi motivi, cioè da un lato prospettive di minor supporto dalle banche centrali, dall'altro lato l'inflazione,
Ecco, detto questo, il movimento sui bond è stato così forte, quindi così violento il rialzo dei rendimenti sia sul decennale americano sia sul breve termine, che potrebbero invece venire fuori delle opportunità di tattiche di breve termine di acquisto, proprio perché in caso di turbolenza, di aumento della volatilità sull'equity, gli investitori vanno a rifugiarsi su asset un po' meno volatili come i bond, soprattutto dopo un balzo dei rendimenti come quello che abbiamo visto. Quindi piuttosto che stare sull'azionario che scende, ci si mette sull'obbligazionario, che certamente anche questo è sceso, ma è sceso meno e soprattutto è reduce da un vero e proprio terremoto, che è quello che abbiamo visto a inizio anno, sia sulle scadenze brevi, sulle scadenze lunghe. In realtà già dall'anno scorso sono scese molto. Se si vanno a prendere, faccio un esempio, anche il Matusalem nel 2067 BTP, quotava l'anno scorso 100, circa 136, adesso siamo in area 100, quindi 36 figure di calo sono un'enormità, e ovviamente la parte lunga aveva già scontato in anticipo questo rialzo dei rendimenti dell'inflazione e possibile rialzo dei tassi a cui il mercato si sta preparando adesso. Dall'altra parte, ecco, invece nei primi mesi dell'anno, quindi gennaio, febbraio, anche fine dicembre, abbiamo visto invece un adeguarsi della parte breve, che era quella che era rimasta incollata allo zero, e adesso si sta un pochino svegliando, e quindi sta iniziando a apprezzare i rialzi dei tassi da parte delle banche centrali. Assolutamente sì, ovviamente in queste giornate il tema banche centrali è rimasto un po' indietro, ma rimane principale. Come detto, hanno un compito veramente troppo difficile. Nel frattempo vorrei andare a vedere il comparto delle materie prime. Vedo che il Brent si sta dirigendo verso i $100 per barile, con un rialzo del 2%, siamo a 98,91, e quindi sta flirtando con il 99 dollari per barile. Rimane elevata, ma non in maniera diciamo ingombrante, almeno per il momento. Il TTF, questi sono i prezzi del gas naturale, dei futures di gas naturale in Europa, anche se in calo del 2,7% a $71 a megawatt l'ora. Però, tornando sul petrolio, visto che il tema principale rimane l'inflazione, sia l'Eurozona che anche negli Stati Uniti, prima non era così, però adesso sia nell'Eurozona che negli Stati Uniti tra i contributor principali è proprio il prezzo dell'energia. Visto che i prezzi probabilmente rimarranno elevati per motivi di tensioni geopolitiche, magari qualche problema con la catena di distribuzione, adesso stiamo vedendo che comunque la Francia, l'Italia, la Germania cercano di non includere il comparto energetico all'interno delle sanzioni per salvarsi in qualche modo da questa situazione difficile legata al caro bollette, e non soltanto la crisi energetica a cui stiamo assistendo. Che cosa significa questi prezzi? Che cosa significano questi prezzi elevati per l'inflazione, che rimarrà con noi più del previsto a questo punto, essendo che l'energy proprio è il contributor principale all'interno dell'Eurozona, Andrea? Sì, direi l'aria è proprio quella, quindi è molto probabile che l'inflazione rimarrà più alta del previsto più a lungo. Detto questo, ecco, secondo me sia il Brent sia il crude oil sono in una fase, come ormai, abbastanza speculativa, quindi c'è un'accelerazione dei prezzi molto molto legata al news flow, quindi alle notizie che stanno uscendo. C'è da dire che il mercato ormai in realtà aveva apprezzato questo una serie di aspetti che giustificano i prezzi dell'energia così elevati già nell'ultimo anno e mezzo, quindi c'è una parte di quest'ultima parte di rialzo chiaramente molto legata alle notizie geopolitiche, quindi come i prezzi stanno salendo molto velocemente, in questo caso secondo me ci si possono anche aspettare dei possibili prese di profitti su questi asset che sono saliti molto. Quindi nel breve l'area del mercato è quella di voler fare nuovi massimi, lo stiamo vedendo in queste ore, però nello stesso tempo, ecco, secondo me siamo più vicini a livelli di vendita, quindi di resistenza, che non livelli di acquisto, quindi anche qui dipenderà molto dall'evoluzione geopolitica. Metto nella geopolitica anche gli accordi OPEC e non OPEC che verranno presi sulla produzione, e ovviamente l'evoluzione bellica, diciamo, comunque l'evoluzione della situazione in Ucraina, e quindi di tutti gli impatti che il mercato già ovviamente sta scontando su un'energia meno accessibile, e ovviamente questo sta facendo salire i prezzi in questo momento. Se dovesse rischiararsi la situazione in maniera veloce,
potremmo assistere a un altrettanto veloce repricing in senso contrario dei prezzi dell'energia che in questo momento sono pompati proprio dalle notizie geopolitiche. Assolutamente sì, ecco il target dei 100 dollari a questo punto, dei 100 dollari per barile non è così lontano, Andrea. No, infatti a questo punto il mercato sta guardando proprio quel livello lì, ecco, però poi ci sono addirittura alcune case d'affari che hanno parlato anche dei 120 dollari, quindi a livello statistico, probabilistico, sono dei livelli che possono anche essere considerati, però ecco, stiamo parlando anche qui di deviazioni standard e di accelerazioni dei prezzi, che sarebbero a quel punto veramente ottime opportunità di vendita, anche perché diciamo che poi per prevedere. Poi nulla è impossibile, però per andare a pensare a un prezzo dell'energia molto molto elevato, dovremmo poi trovarci in una situazione bellica che dura molto tempo, un po' come era stata negli anni 70 le guerre arabo-israeliane e le tensioni che si erano create nel Golfo, che poi erano di fatto durate degli anni, quindi dei singoli episodi bellici anche abbastanza veloci, però poi la tensione era durata anni e quindi in quegli anni avevamo visto i prezzi del petrolio salire molto. Ecco, quindi questo dipende molto dall'evoluzione, secondo me è abbastanza impossibile fare delle previsioni, però ecco, sono scenari secondo me molto estremi e magari lo scenario che potrebbe essere quello più probabile è quello appunto di un'accelerazione ancora nel breve e poi magari una situazione che tende a trovare una via un po' più diplomatica e a quel punto vedere anche i prezzi del petrolio che ritracciano da dove sono adesso. Ecco, invece ti leggo una domanda di Andrea che chiede un possibile target sull'oro. L'oro bisogna dire molto interessante perché in questi ultimi giorni ha iniziato di nuovo a comportarsi come safe haven, ovvero bene di rifugio, perché ci mancava, diciamo, questo ruolo dell'oro. Sì, no, lo è, infatti in questo momento stiamo vedendo questa accelerazione nelle ultime ore. Direi che quest'area, che è questo 19, l'area 1920, è la resistenza più importante che l'oro deve rompere per dare un ulteriore segnale rialzista, e a quel punto l'obiettivo successivo sarebbero l'area 2050-2100 dollari l'oncia, quindi l'aria per il momento è abbastanza positiva per quanto riguarda l'oro, anche qui ecco, questi movimenti così veloci nel breve termine hanno un po' fatto andare un po' in ipercomprato diversi oscillatori, diversi indicatori tecnici, per cui il mercato è già abbastanza tirato, però per chi ha la posizione in essere a questo punto conviene secondo me tenerla e eventualmente invece proteggere le posizioni con degli stop, e quindi primo livello è l'area 1820, 1850 come primo supporto, poi chiaramente più di lungo termine direi l'area 1800 dollari è il supporto principale. Ottimo, e rapidamente un parere anche per quanto concerne il mercato Forex. Sto vedendo l'euro-dollaro tornare a quota 1,13, moltissima volatilità anche sul fronte mercato valutario. Attualmente si trova, come detto, l'euro-dollaro ad 1,1324, solo qualche istante fa era addirittura ad 1,12, cioè stiamo vedendo in questi ultimi istanti un ribasso non troppo marcato del dollaro, dell'indice del dollaro, di conseguenza si rafforza l'euro qua. Ecco, quali potrebbero essere le dinamiche di breve e medio termine? Ma allora direi che di breve abbiamo visto un'accelerazione del dollaro un po' come anche qui come asset rifugio, invece nel medio termine io sono più positivo sull'euro, diciamo che anche qui l'area 1,1150-1,12 è un supporto veramente molto importante, conferme positive per l'euro in realtà si avrebbero sopra 1,16 e in realtà nonostante questi movimenti molto isterici di breve termine vediamo che in realtà il cambio euro-dollaro si trova sostanzialmente da metà novembre, da fine do, da, sì, direi da metà novembre, in quest'area 1,13 e fa delle oscillazioni abbastanza limitate intorno a questi livelli, quindi anche qui c'è da aspettarsi nuovo movimento direzionale. Io ritengo che sia più probabile vederlo verso l'alto che verso il basso. Quello che si è visto nelle ultimissime ore è stato uno stravolgimento delle aspettative sui Fed Fund Futures. Col mercato che di fatto fino a pochi giorni fa scontava abbastanza probabile addirittura un rialzo allo 0,50-0,75% come livello del target range per il 16 marzo,
E viceversa, queste vicende belliche, questo aumento della tensione geopolitica ha creato un immediato ripensamento negli operatori, e il mercato in questo momento sconta un 82% di probabilità che la Fed il 16 marzo alzerà allo 0,25-0,50, quindi del rialzo minimo che la Fed di solito fa. E quindi anche questo chiaramente gioca un po' contro dollaro, nel senso che se vedessimo una Fed molto aggressiva e con un mercato che già apprezza dei rialzi di tassi più aggressivi nella prossima riunione, probabilmente vedremmo un dollaro che si rafforza, ma in questo momento esattamente l'opposto. E quindi secondo me, appunto, al di là di queste emozioni che hanno, secondo me, guidato un po' questi movimenti di breve del mercato, a livello strutturale la BCE, il mercato inizia a guardare la BCE che sarà meno accomodante, quindi dopo la Fed che ha ampiamente anticipato Sì. prossimi rialzi, il mercato a questo punto si inizia a focalizzare su quello che farà la BCE, e dall'altra parte vediamo che probabilmente la Fed sarà meno aggressiva di quello che il mercato fino a poco tempo fa pensava, e quindi tutto questo fa pensare a un euro-dollaro che poi si rafforza. Grazie mille Andrea De Gaetano, analista indipendente. Grazie, alla prossima. Nel frattempo, buon lavoro. Grazie mille a voi, buon lavoro a tutti.